Settimo, cambio treno. Pensavo, riscatterò la stia e mi ritirerò là, in campagna, a fare il mugnaio. Si sta meglio vicini alla terra. E sotto, forse anche meglio. Ogni mestiere in fondo ha qualche sua consolazione, ne ha fin anche quello del becchino. Il mugnaio però può consolarsi col frastuono delle macine e con lo spolvero che vola per aria e lo veste di farina. Son sicuro che per ora non si rompe nemmeno un sacco là nel molino, ma appena lo riavrò io, signor Mattia, la nottola del palo, signor Mattia, si è rotta la bronzina, signor Mattia, i denti del lubecchio, come quando c'era la buon'anima della mamma e Malagna amministrava. E mentre io attenderò al molino, il fattore mi ruberà i frutti della campagna. E se mi porrò invece a badare a questa, il mugnaio mi ruberà la molenda. E di qua il mugnaio e di là il fattore faranno l'altalena, e io nel mezzo a godere. Sarebbe forse meglio che cavassi dalla veneranda cassapanca di mia suocera uno dei vecchi abiti di Francesco Antonio Pescatore, che la vedova custodisce con la canfora e col pepe come sante reliquie, e ne vestissi Marianna Dondi e mandassi lei a fare il mugnaio e a star sopra al fattore. L'aria di campagna farebbe certamente bene mia moglie. Forse a qualche albero cadranno le foglie. Vedendola gli uccelletti ammutoleranno. Speriamo che non secchi la sorgiva. E io rimarrò bibliotecario, solo soletto, a Santa Maria Liberale. Così pensavo, e il treno intanto correva. Non potevo chiudere gli occhi, che subito mi appariva con terribile precisione il cadavere di quel giovinetto, là nel viale, piccolo e composto sotto i grandi alberi immobili nella fresca mattina. Dovevo perciò consolarmi così, con un altro incubo, non tanto sanguinoso almeno materialmente, quello di mia suocera e di mia moglie. E godevo nel rappresentarmi la scena dell'arrivo, dopo quei 13 giorni di scomparsa misteriosa. Ero certo, mi pareva di vederle, che avrebbero affettato entrambe al mio entrare la più sdegnosa indifferenza, appena un'occhiata, come per dire: Toh, qua di nuovo? Non ti eri rotto l'osso del collo? Zitte loro, zitte io. Ma poco dopo, senza dubbio, la vedova pescatore avrebbe cominciato a sputar bile, rifacendosi dall'impiego che forse aveva perduto. M'ero infatti portata via la chiave della biblioteca. Alla notizia della mia sparizione avevano dovuto certo scassinare la porta per ordine della questura. E non trovandomi là dentro, morto, né avendosi d'altra parte traccia o notizie di me, quelli del municipio avevano forse aspettato 3, 4, 5 giorni, una settimana, il mio ritorno. Poi avevano dato a qualche altro sfaccendato il mio posto. Dunque, che stavo a far lì, seduto? Mi ero buttato di nuovo da me in mezzo a una strada? Ci stessi, due povere donne non potevano aver l'obbligo di mantenere un fannullone, un pezzaccio da galera che scappava via così, chissà per quali altre prodezze, eccetera, eccetera. Io, zitto. Man mano la bile di Marianna Dondi cresceva, per quel mio silenzio dispettoso cresceva, ribolliva e scoppiava, e io ancora lì, zitto. A un certo punto avrei cavato dalla tasca in petto il portafogli e mi sarei messo a contare sul tavolino i miei biglietti da 1.000. Là, là, là e là. Spalancamento d'occhi e di bocca di Marianna Dondi e anche di mia moglie. Poi, dove li hai rubati? 77, 78, 79, 80, 81, 500, 600, 700, 10, 20, 25, 81.725 lire e 40 centesimi in tasca. Quietamente avrei raccolto i biglietti, li avrei rimessi nel portafoglio e mi sarei alzato. Non mi volete più in casa? Ebbene, tante grazie, me ne vado e salute a voi. Ridevo così pensando. I miei compagni di viaggio mi osservavano e sorridevano anch'essi sotto sotto. Allora, per assumere un contegno più serio, mi mettevo a pensare ai miei creditori, fra cui avrei dovuto dividere quei biglietti di banca. Nasconderli non potevo. E poi a che mi avrebbero servito, nascosti? Godermeli, certo quei cani non me li avrebbero lasciati godere. Per rifarsi lì col mulino della stia e coi frutti del podere, dovendo pagare anche l'amministrazione, che si mangiava poi tutto a due palamenti, a due palmenti era anche il mulino, chissà quanti anni ancora avrebbero dovuto aspettare. Ora forse con un'offerta in contanti me li sarei levati da dosso a buon patto. E facevo il conto. Tanto a quella mosca canina del Recchione, tanto a Filippo Brisigo, e mi piacerebbe che gli servissero per pagarsi il funerale. Non caverebbe più sangue ai poverelli. Tanto a Cichin Lunaro, il torinese. Tanto alla vedova Lippani, che altro c'è? Io hai voglia, il Della Piana, Bossi, Margottini, ecco tutta la mia vincita. Avevo vinto per loro a Monte Carlo, in fin dei conti. Che rabbia quei 2 giorni di perdita. Sarei stato ricco di nuovo, ricco. Mettevo ora certi sospironi che facevano voltare più dei sorrisi di prima i miei compagni di viaggio. Ma io non trovavo requie. Era imminente la sera, l'aria pareva di cenere e l'uggia del vento era insopportabile.
Alla prima stazione italiana comprai un giornale con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai e al lume del lampadino elettrico mi misi a leggere. Ebbi così la consolazione di sapere che il castello di Valençay, messo all'incanto per la seconda volta, era stato aggiudicato al signor Conte de Castellane per la somma di 2 milioni e 300 mila franchi. La tenuta attorno al castello era di 2.800 ettari, la più vasta di Francia. Pressa poco come la Stia. Lessi che l'imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l'ambasciata marocchina e che al ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone di Richthofen. La missione presentata poi all'imperatrice era stata trattenuta a colazione e chissà come l'aveva divorato. Anche lo zar e la zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana che aveva presentato alle illustrissime signorie i doni della Lama. I doni del Lama? Domandai a me stesso chiudendo gli occhi cogitabondo. Che saranno? Papaveri? Perché mi addormentai? Ma papaveri di scarsa virtù. Mi ridestai infatti presto a un urto del treno che si fermava a un'altra stazione. Guardai l'orologio, erano le 8:15. Fra un'oretta dunque sarei arrivato. Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del Lama. Gli occhi mi andarono su un suicidio. Così, in grassetto. Pensai subito che potesse essere quello di Monte Carlo e mi affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere. Ci telegrafano da Miragno. Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese? Lessi, ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d'un mulino un cadavere in stato d'avanzata putrefazione. A un tratto la vista mi s'annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere. E siccome stentavo a leggere con un occhio solo, quella stampa minuta m'alzai in piedi per essere più vicino al lume. Putrefazione, il mulino è sito in un podere detto della Stia, a circa 2 chilometri dalla nostra città. Accorsa a sopralluogo l'autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro. Il cuore mi balzò in gola e guardai spiritato i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. Accorsa a sopralluogo, estratto dalla gora e piantonato, fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario. Io? Accorsa a sopralluogo, più tardi, per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni, causa del suicidio, dissesti finanziari. Io? Scomparso? Riconosciuto? Mattia Pascal. Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare, come se quella notizia così irritante nella sua impassibile laconicità potesse anche per me essere vera. Ma se non per me, era pur vera per gli altri, e la certezza che questi altri avevano fin da ieri della mia morte era su me come una insopportabile sopraffazione, permanente e schiacciante. Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e quasi anch'essi lì, sotto i miei occhi, riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuotere da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli per gridare loro che non era vero. Possibile. E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoia. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s'arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio. Quel suo andar monotono da automa duro, sordo e greve mi faceva crescere di punto in punto l'orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme. Spiegazzavo il giornale, lo rimettevo in sesto per rileggere la notizia che già sapevo in memoria, parola per parola. Riconosciuto. Ma è possibile che mi abbiano riconosciuto? In stato d'avanzata putrefazione. Mi vidi per un momento lì, nell'acqua verdassa della gora, fradicio, gonfio, orribile e galleggiante. Nel raccapriccio istintivo incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi. Io no, io no. Chi sarà stato? Mi somigliava, certo. Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia stessa corporatura. E mi ha riconosciuto, scomparso da parecchi giorni. Eh già, ma io vorrei sapere chi si è affrettato a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me, vestito come me, tal quale? Ma sarà stata lei, forse? Lei, Marianna Dondi, la vendova pescatore. Ah, mi ha pescato subito, mi ha riconosciuto subito. Non le sarà parso vero, figuriamoci. È lui, mio genero. Ah, povero Mattia, ah, povero figliuolo mio. E si sarà messa a piangere, forse anche, si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto che non ha potuto tirarle un calcio e ridarle. Ma levati di qua, non ti conosco. Fremevo,
Finalmente il treno s'arrestò a un'altra stazione. Aprì lo sportello e mi precipitai giù con l'idea confusa di fare qualche cosa. Subito, un telegramma d'urgenza per smentire quella notizia. Il salto che spiccai dal vagone mi salvò. Come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione, intravidi in un baleno. Ma sì, la mia liberazione, la libertà, una vita nuova. Avevo con me 82.000 lire e non avrei più dovuto darle a nessuno. Ero morto e non avevo più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera, nessuno. Libero, libero, libero. Che cercavo di più? Pensando così, dovevo essere rimasto in un atteggiamento stranissimo, là sulla banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente che mi gridava non so che cosa. Uno infine mi scosse e mi spinse gridandomi più forte. «Il treno riparte!» «Ma lo lasci ripartire, caro signore!» gli gridai io a mia volta. «Cambio treno!» Mi aveva ora salito un dubbio. Il dubbio se quella notizia fosse già stata smentita. Se già si fosse riconosciuto l'errore a Miragno. Se fossero saltati fuori i parenti del vero morto a correggere la falsa identificazione. Prima di rallegrarmi così, dovevo bene accertarmi, aver notizie precise e particolareggiate. Ma come procurarmele? Mi cercai nelle tasche il giornale, lo aveva lasciato in treno. Mi voltai a guardare il binario deserto che si snodava lucido per un tratto nella notte silenziosa e mi sentii come smarrito nel vuoto in quella misera stanziuccia di passaggio. Un dubbio più forte mi assalì allora. Che io avessi sognato? Ma no, ci telegrafano da Miragno, ieri, sabato 28. Ecco, potevo ripetere a memoria, parola per parola, il telegramma. Non c'era dubbio. Tuttavia, sì, era troppo poco. Non poteva bastarmi. Guardai la stazione, lessi il nome, Alenga. Avrei trovato in quel paese altri giornali? Mi sovvenne che era domenica. A Miragno, dunque, quella mattina era uscito il foglietto, l'unico giornale che vi si stampasse. A tutti i costi dovevo procurarmene una copia. Lì avrei trovato tutte le notizie particolareggiate che mi abbisognavano. Ma come sperare di trovare ad Alenga il foglietto? Ebbene, avrei telegrafato sotto un falso nome alla redazione del giornale. Conoscevo il direttore, Miro Colzi, Lodoletta, come tutti lo chiamavano a Miragno, da quando giovinetto aveva pubblicato con questo titolo gentile il suo primo e ultimo volume di versi. Per Lodoletta però non sarebbe stato un avvenimento quella richiesta di copia del suo giornale d'Alenga. Certo, la notizia più interessante di quella settimana e perciò il pezzo più forte di quel numero doveva essere il mio suicidio. E non mi sarei dunque esposto al rischio che la richiesta insolita facesse nascere in lui qualche sospetto? Ma che, pensa poi, a Lodoletta non può venire in mente che io non mi sia affogato davvero. Cercherà la ragione della richiesta in qualche altro pezzo forte del suo numero d'oggi. Da tempo combatte strenuamente contro il municipio per la conduttura dell'acqua e per l'impianto del gas. Crederà piuttosto che sia per questa sua campagna. Entrai nella stazione. Per fortuna il vetturino dell'unico legnetto, quello della posta, stava ancora lì a chiacchierare con gli impiegati ferroviari. Il paesello era circa tre quarti d'ora di carrozza dalla stazione e la via era tutta in salita. Montai su quel decrepito calessino sgangherato, senza fanali, e via nel buio. Avevo da pensare a tante cose, pure di tratto in tratto la violenta impressione ricevuta alla lettura di quella notizia che mi riguardava così da vicino mi si ridestava in quella nera, ignota solitudine e mi sentivo allora per un attimo nel vuoto. Come poc'anzi alla vista del binario deserto. Mi sentivo paurosamente sciolto dalla vita, superstite di me stesso, sperduto, in attesa di vivere oltre la morte senza intravedere ancora in qual modo. Domandai per distrarmi al vetturino se ci fosse ad Alenga un'agenzia giornalistica. Come dicono, signore? Non si vendono giornali ad Alenga. Ah, sì, signore, li vende il farmacista, Grottanelli. C'è un albergo? C'è la locanda del Palmentino. Era smontato da cassetta per alleggerire un po' la vecchia rozza che soffiava con le froge a terra. Le discernevo appena. A un certo punto accese la pipa e lo vidi allora come a sbalzi e pensai, se egli sapesse chi porta. Ma ritorsi subito a me stesso la domanda. Chi porta? Non lo so più nemmeno io. Chi sono io ora? Bisogna che ci pensi. Un nome almeno, un nome bisogna che me lo dia subito, per firmare il telegramma e per non trovarmi poi imbarazzato se alla locanda me lo domandano. Basterà che pensi soltanto al nome per adesso. Vediamo un po'. Come mi chiamo? Non avrei mai supposto che dovesse costarmi tanto stento a destarmi tanta smania la scelta di un nome e di un cognome, specialmente. Accozzavo sillabe così, senza pensare. Venivano fuori certi cognomi come Strozzani, Parbetta, Martorani, Bartusi, che meritavano peggio i nervi. Non vi trovavo alcuna proprietà, alcun senso, come se in fondo i cognomi dovessero averne. E via, uno qualunque, Martoni, per esempio, perché no? Carlo Martoni. Oh, ecco fatto, ma poco dopo dava una spallata. Sì, Carlo Martello.
e la smania ricominciava. Giunse al paese senza avere fissato alcuno. Fortunatamente là dal farmacista, che era anche ufficiale telegrafico e postale, droghiere, cartolaio, giornalaio, bestia e non so che altro, non ce ne fu bisogno. Comprai una copia dei pochi giornali che gli arrivavano, giornale di Genova, il Caffaro e il Secolo XIX. Gli domandai poi se poteva avere il foglietto di Miragno. Aveva una faccia da civetta questo Grottanelli, con un paio d'occhi tondi tondi come il vetro, su cui abbassava di tratto in tratto, quasi con pena, certe palpebre cartilaginose. Il foglietto? Non lo conosco. È un giornaluccio di provincia, settimanale, gli spiegai. Vorrei averlo. Il numero d'oggi, si intende. Il foglietto? Non lo conosco, badava a ripetere. E va bene, non importa che lei non lo conosca. Io le pago le spese per un vaglia telegrafico alla redazione. Ne vorrei avere 10, 20 copie. Domani o al più presto, si può? Non rispondeva. Con gli occhi fissi senza sguardo ripeteva ancora. Il foglietto? Non lo conosco. Finalmente si risolse a fare il vaglia telegrafico sotto la mia dettatura, indicando per il recapito la sua farmacia. E il giorno appresso, dopo una notte insonne sconvolta da un tempestoso mareggiamento di pensieri, là, nella locanda del Palmentino, ricevetti 15 copie del foglietto. Nei due giornali di Genova, che appena rimasto solo mi ero affrettato a leggere, non avevo trovato alcun cenno. Mi tremavano le mani nello spiegare il foglietto. In prima pagina, nulla. Cercai nelle due interne e subito mi saltò agli occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e sotto a grosse lettere il mio nome. Così. Mattia Pascal. Non si avevano notizie di lui da alquanti giorni, giorni di tremenda costernazione ed inenarrabile angoscia per la desolata famiglia. Costernazione e angoscia condivise della maggior parte della nostra cittadinanza, che lo amava e lo stimava per la bontà dell'animo, per la giovialità del carattere, per quella natura modestia, che gli aveva permesso insieme con le altre doti di sopportare senza avvedimento e con rassegnazione gli avversi fati, onde dalla spensierata agiatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato. Quando, dopo il primo giorno dell'inesplicabile assenza, la famiglia impressionata si recò alla biblioteca Boccamazza, dove egli, zelantissimo nel suo ufficio, si tratteneva quasi tutto il giorno ad arricchire con dote letture la sua vivace intelligenza, trovò chiusa la porta. Subito, ignati a questa porta chiusa, sorse nero e trepidante il sospetto. Sospetto tosto fugato dalla lusinga che durò parecchi dì, man mano però raffievolendosi, che egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione. Ma ahimè, la verità doveva purtroppo essere quella. La perdita recente della madre adoratissima e un tempo dell'unica figlioletta, dopo la perdita degli aviti beni, aveva profondamente sconvolto l'animo del nostro povero amico, tanto che in circa 3 mesi addietro, già una prima volta di nottetempo, gli aveva tentato di por fine ai suoi miseri giorni, là, nella gora appunto di quel molino, che gli ricordava i passati splendori della sua casa e del suo tempo felice. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, nella miseria. Con le lacrime agli occhi e singhozzando ciel narrava innanzi al grondante e disfatto cadavere un vecchio mugnaio, fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni. Era calata la notte, lugubre. Una lucerna rossa era stata deposta lì per terra, presso il cadavere vigilato da due reali carabinieri e il vecchio Filippo Brina, lo segnaliamo all'amministrazione dei buoni. Parlava e lagrimava con noi. Egli era riuscito in quella triste notte a impedire che l'infelice riducesse ad effetto il violento proposito, ma non si trovò più là Filippo Brina, pronto ad impedirlo questa seconda volta, e Mattia Pascal giacque, forse tutta una notte e metà del giorno appresso, nella gora di quel mulino. Non tentiamo nemmeno di descrivere la straziante scena che seguì sul luogo quando l'altro ieri, sul far della sera, la vedova sconsolata si trovò innanzi alla miseranda spoglia irriconoscibile del diletto compagno che era andato a raggiungere la figlioletta sua. Tutto il paese ha preso parte al cordoglio di lei e ha voluto dimostrarlo accompagnando all'estrema dimora il cadavere, a cui rivolse brevi e commosse parole l'addio il nostro assessore comunale, Cavalier Pumino. Noi inviamo alla povera famiglia immersa in tanto lutto, al fratello Roberto lontano da Miragno, le nostre più sentite condoglianze e col cuore lacerato diciamo per l'ultima volta al nostro buon Mattia, vale, diletto amico, vale, M.C. Anche senza queste due iniziali aver riconosciuto Lodoletta come autore della necrologia. Ma debbo innanzitutto confessare che la vista del mio nome stampato lì, sotto quella striscia nera, per quanto me l'aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore che dopo alcune righe dovetti interrompere la lettura. La tremenda costernazione, l'inenarrabile angoscia della mia famiglia non mi fecero ridere, né l'amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù, né il mio zelo per l'ufficio.
Il ricordo di quella mia tristissima notte alla stia, dopo la morte della mamma e della mia piccina, che era stato come una prova e forse la più forte del mio suicidio, mi sorprese dapprima quale un'impreveduta e sinistra partecipazione del caso. Poi mi cagionò rimorso e avvilimento. Eh no, non mi ero ucciso io per la morte della mamma e della figlioletta mia, per quanto forse quella notte ne avessi avuto l'idea. Me ne ero fuggito, è vero, disperatamente, ma ecco, ritornavo ora da una casa di gioco, dove la fortuna, nel modo più strano, mi aveva arriso e continuava ad arridermi. E un altro invece si era ucciso per me, un altro, un forestiero, certo, cui rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici e condannavo, oh suprema irrisione, a subire quello che non gli apparteneva, falso compianto, e fin anche l'elogio funebre dell'incipriato cavalier Pomino. Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul foglietto. Ma poi pensai che quel povero uomo era morto non certo per causa mia e che io, facendomi vivo, non avrei potuto far rivivere anche lui. Pensai che approfittandomi della sua morte, io non solo non frodavo affatto i suoi parenti, ma anzi venivo a render loro un bene. Per essi, infatti, il morto ero io, non lui, ed essi potevano crederlo scomparso e sperare ancora, sperare di vederlo un giorno o l'altro ricomparire. Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte, a tutta quella inenarrabile angoscia, a quel cordoglio straziante del funebre pezzo forte di Lodoletta. Bastava per Bacco aprire pian piano un occhio a quel povero morto per accorgersi che non ero io. E anche ammesso che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via, una moglie che veramente non voglia non può scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito. Si erano affrettate a riconoscermi in quel morto. La vedova pescatore sperava ora che Malagna, commosso e forse non esente di rimorso per quel mio barbaro suicidio, venisse in aiuto della povera vedova. Ebbene, contente loro, contentissimo io. Morto, affogato, una croce e non se ne parli più. Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo. Ottavo. Adriano Meis. Subito, non tanto per ingannare gli altri che avevano voluto ingannarsi da sé con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare il mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altro uomo. Poco nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che non solo esteriormente, ma anche nell'intimo non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo ormai, e più solo di com'ero io non avrei potuto essere sulla terra, sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi che avrei potuto forgiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali, come mi sentivo leggero. Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato per la vita non doveva avere più per me ormai ragion d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza valermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me. Potevo e dovevo essere l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto, dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà. Me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si scioglie chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute e di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco una nuova educazione. Mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini. Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato poche ore prima di partire da un barbiere per farmi accorciare la barba. Avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi, ma il timore di far nascere qualche sospetto in qualche paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali sulla punta del naso. Più che barbiere doveva essere sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana che avevano bisogno di essere sorretti in punta con l'altra mano. Non mi arrischiai neppure a fiatare, chiusi gli occhi e non li riaprii se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il bravo uovo tutto sudato mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo. No, grazie, mi schermii, lo riponga, non vorrei fargli paura. Sbarrò tanto gli occhi e a chi? Domandò. Ma con questo specchietto, bellino, deve essere antico. Era tondo, col manico d'osso intarsiato. Chissà che storia aveva d'onde e com'era capitato lì, in quella sarto barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo,
intravidi da quel primo esempio qual mostro fa breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal. Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui. Il mento piccolissimo, puntato e rientrato che gli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo. E che naso mi aveva lasciato in eredità? E quell'occhio? Ah, quest'occhio, pensai, così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia. Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un paio d'occhiali, colorati, che cooperano, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali tutto raso sembrerò un filosofo tedesco. Finanziere, cappellaccio a larghe tese. Non c'era via di mezzo. Filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza, mi sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina. Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Lenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente di iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba, pareva provasse una grande e particolare soddisfazione nell'enunciare la notizia che gli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. Parlava con un vocione cavernoso che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato. Ma sì, bruttissimo, bruttissimo. Ma anche Cirillo d'Alessandria, sicuro, Cirillo d'Alessandria arriva fin anche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini. L'altro, che era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega agli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi sulla schiena col collo lungo proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c'era da fidarsi delle più antiche testimonianze, perché la Chiesa nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini di Cristo e della Emoroissa. «Ma sì», scattò il giovane barbuto, «ma se non c'è più dubbio ormai, quelle due statue rappresentano l'imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi». Il vecchietto seguitava a sostenere pacificamente la sua opinione, che doveva essere contraria perché quell'altro, incrollabile, guardando me, s'ostinava a ripetere «Adriano». «Veronica in greco, da Veronica poi Veronica». «Adriano, a me». Oppure Veronica, vera icon, storpiatura probabilissima, Adriano a me. Perché la Veronica e degli atti di Pilato, Adriano. Ripeté così Adriano non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, mi affacciai al finestrino per seguirli con gli occhi. Discutevano ancora, allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. «Chi lo dice?» gli domandò forte il giovane. «Fermo!» con aria di sfida. Quelli allora si voltò per gridargli «Camillo de Meis!». Mi parve anche che lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente «Adriano!». Buttai subito via quel «de» e ritenni il «Meis». «Adriano Meis!» «Sì, Adriano Meis! Suona bene!» Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, i capelli lunghi e il cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare. Adriano Meis. Benone, m'hanno battezzato. Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io ero invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile. Mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza e lo spirito vigile del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioia di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose. L'aria tra essi a me si era ad un tratto quasi snebbiata e mi si presentavano facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, perché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh, levità deliziosa dell'anima, serena, ineffabile ebbrezza! La fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico. All'improvviso mi aveva scevrato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro. Vedrai, vedrai com'essa t'apparirà curiosa ora a guardarla così da fuori. Eccola uno che si guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostenere che Cristo fu il più brutto degli uomini. Sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e ogni cosa. Agli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria.
alle ville sparse qua e là, dove mi piaceva di immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi e con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandare acqua. E sorridevo agli uccelletti che si sbandavano, spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso. All'ondeggiare dei fili telegrafici per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella di Miranio, del mio suicidio nel mulino della Stia, alle povere mogli dei cantonieri che presentava la banderuola arrotolata, gravide col cappello del marito in capo. Se non che a un certo punto mi cadde lo sguardo sull'anellino di fede che mi stringeva ancora l'anulare della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima. Strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l'altra mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d'oro, così, di nascosto per non vederlo più. Pensai che esso si apriva e che internamente vi erano incisi due nomi, Mattia, Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo farne? Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato, contemplarlo nella palma della mano. Tutto attorno mi si era rifatto nero. Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato. Piccolo anello, lieve per sé e pur così pesante. Ma la catena era già spezzata e dunque via anche quell'ultimo anello. Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più fidarmi di esso. Tutto ormai dovevo credere possibile, fin anche questo, che un anellino buttato nell'aperta campagna, trovato per combinazione da un contadino passando di mano in mano con quei due nomi incisi internamente e la data, facesse scoprire la verità, che l'annegato della Stia, cioè, non era il bibliotecario Mattia Pascal. No, no, pensai, in luoco più sicuro, ma dove? Il treno in quella si fermò a un'altra stazione. Guardai e subito mi sorse un pensiero, per la cui attuazione provai dapprima un certo ritegno. Lo dico perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto. Gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l'umanità è pur oppressa da certi bisogni, a cui purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone e, per quanto possa parere indegno, anche la donna più bella. Basta, da una parte c'era scritto uomini e dall'altra donne. E lì intombai il mio anellino di fede. Quindi, non tanto per distrarmi, quanto per cercare di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio padre, dove ero nato, eccetera. Posatamente sforzandomi di vedere e di fissar bene tutto nelle più minute particolarità. Ero figlio unico, su questo mi pareva che non ci fosse da discutere, più unico di così. Eppure no, chissà quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. Si lasciò il cappello e la giacca con una lettera in tasca, sul parapetto di un ponte, su un fiume, e poi invece di buttarsi giù si va via tranquillamente, in America o altrove. Si pesca dopo alcuni giorni un cadavere riconoscibile, sarà quello della lettera lasciata sul parapetto del ponte, e non se ne parla più. È vero che io non ci ho messo la mia volontà, né lettera, né giacca, né cappello, ma son pure come loro. Con questo di più, che posso godermi senza alcun rimorso la mia libertà. Han voluto regalarmela, e dunque? Dunque, diciamo figlio unico, nato, sarebbe prudente non precisare alcun luogo di nascita. Come si fa? Non si può nascere mica sulle nuvole, levatrice la luna. Quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, fra tanti altri mestieri, le facessero esercitare anche questo, e le donne incinte la chiamassero in soccorso col nome di Lucina. Sulle nuvole? No, ma su un piroscafo sì, per esempio, si può nascere. Ecco Benone, nato in viaggio, i miei genitori viaggiavano per farmi nascere su un piroscafo. Via, via, sul serio, una ragione plausibile per mettere in viaggio una donna incinta prossima a partorire. O che fossero andati in America i miei genitori? Perché no? Ci vanno in tanti. Anche Mattia Pascal, poveretto, voleva andarci. E allora queste 82.000 lire diciamo che le guadagnò mio padre là in America? Ma che? Con 82.000 lire in tasca avrebbe aspettato prima che la moglie mettesse al mondo il figliuolo comodamente in terraferma. E poi, vai, 82.000 lire un emigrato non le guadagna più così facilmente in America. Mio padre. A proposito, come si chiamava? Paolo. Sì, Paolo Meis. Mio padre, Paolo Meis, si era illuso come tanti altri. Aveva stentato 3-4 anni, poi avvilito aveva scritto da Buenos Aires una lettera al nonno. Ah, un nonno io volevo proprio averlo conosciuto. Un caro vecchietto, per esempio, come quello che era sceso testè dal treno, studioso di iconografia cristiana. Misterioso capricci della fantasia. Per quale inesplicabile bisogno e d'onde mi veniva ad immaginare in quel momento mio padre, quel Paolo Meis, come uno scavezzacollo? Ecco sì, egli aveva dato tanti dispiaceri al nonno. Aveva sposato contro la volontà di lui e se n'era scappato in America. Dove forse poteva sostenere anche lui che Cristo era bruttissimo. E brutto davvero e sdegnato l'aveva veduto là, in America, se con la moglie lì per partorire, appena ricevuto il soccorso dal nonno, se n'era venuto via. Ma perché proprio in viaggio dovevo essere nato io?
Non sarebbe stato meglio nascere addirittura in America e nell'Argentina, pochi mesi prima del ritorno in patria dei miei genitori? Ma sì. Anzi, il nonno si era intenerito per il nipotino innocente. Per me, unicamente per me, aveva perdonato il figliuolo. Così io, piccino piccino, avevo attraversato l'oceano, e forse in terza classe, e durante il viaggio avevo preso una bronchite e per miracolo non ero morto. Benone, me lo diceva sempre il nonno. Io però non dovevo rimpiangere, come comunemente si suol fare, di non essere morto all'ora di pochi mesi. No, perché in fondo che dolore avevo sofferto io in vita mia. Uno solo, per dire la verità, quello della morte del povero nonno, col quale ero cresciuto. Mio padre, Paolo Meis, scappato insofferente di gioco, era fuggito di nuovo in America dopo alcuni mesi, lasciando la moglie e me col nonno, e là era morto di febbre gialla. A 3 anni ero rimasto orfano anche di madre, senza memoria perciò dei miei genitori, solo con queste scarse notizie di loro. Ma c'era di più, non sapevo neppure con precisione il luogo di nascita. Nell'Argentina, va bene, ma dove? Il nonno lo ignorava, perché mio padre non gliel'aveva mai detto, o perché se n'era dimenticato, e io non potevo certamente ricordarmelo. Riassumendo, figlio unico di Paolo Meis. Nato in America, nell'Argentina, senza altra designazione. Venuto in Italia di pochi mesi, bronchite, senza memoria né quasi notizia dei genitori. Cresciuto col nonno. Dove? Un po' dappertutto. Prima Nizza, memorie confuse, Piazza Massena, la Promenade, Avenue de la Gare, poi a Torino. Ecco, ci andavo adesso e mi proponevo tante cose. Mi proponevo di scegliere una via e una casa, dove il nonno mi aveva lasciato fino all'età di 10 anni, affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul posto, perché avesse tutti i caratteri del luogo. Mi proponevo di vivere, o meglio, di inseguire con la fantasia lì, sulla realtà, la vita d'Adriano Meis piccino. Questo inseguimento, questa costruzione fantastica di una vita non realmente vissuta, ma colta man mano negli altri, nei luoghi, fatta e sentita mia, mi procurò una gioia strana e nuova, non priva di una certa mestizia, nei primi tempi del mio vagabondaggio. Me ne feci un'occupazione. Vivevo non nel presente soltanto, ma anche per il mio passato, cioè per gli anni che Adriano Meis non aveva vissuti. Nulla o ben poco ritenni di quel che avevo prima fantasticato. Nulla si inventa, è vero, che non abbia una qualche radice più o meno profonda nella realtà. E anche le cose più strane possono essere vere. Anzi, nessuna fantasia arriva a concepire certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno tumultuoso della vita. Ma pure come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarne la realtà viva e aspirante. Di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta, di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico della vita, fila che noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé. Ora che cos'ero io se non un uomo inventato, una invenzione ambulante che voleva e del resto doveva forzatamente stare per sé, pur calata nella realtà? Assistendo alla vita degli altri, osservandola minuziosamente, ne vedevo gli infiniti legami, al tempo stesso vedevo le tante mie fila spezzate. Potevo io riannodarle ora queste fila con la realtà? Chissà dove mi avrebbero trascinato. Sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati che avrebbero condotto a precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione. No, io dovevo riannodare queste fila soltanto con la fantasia. E seguivo per le vie e nei giardini i ragazzetti dai 5 ai 10 anni e studiavo le loro mosse, i loro giochi e raccoglievo le loro espressioni per comporne a poco l'infanzia di Adriano Meis. Vi riuscii così bene che ella, alla fine, assunse nella mia mente una consistenza quasi reale. Non volli immaginarmi una nuova mamma. Mi sarebbe parso di profanare la memoria viva e dolorosa della mia mamma vera, ma un nonno sì, il nonno del mio primo fantasticare. Volli crearmelo. Oh, quanti nonnini veri, di quanti vecchietti inseguiti e studiati un po' a Torino, un po' a Milano, un po' a Venezia, un po' a Firenze, si compose quel nonnino mio. Toglievo a uno qua la tabacchiera d'osso e il pezzolone dadi rossi e neri, a un altro là il bastoncino, a un terzo gli occhiali e la barba collana, a un quarto il modo di camminare e di soffiarsi il naso, a un quinto il modo di parlare e di ridere. E ne venne fuori un vecchietto fino, un po' pizzoso, amante delle arti, un nonnino spregiudicato che non mi volle far seguire un corso regolare di studi, preferendo distruirmi lui con la viva conversazione, conducendomi con sé di città in città per musei e gallerie. Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia, lo ebbi sempre con me, come un'ombra, quel mio nonnino fantastico, che più di una volta mi parlò anche per bocca d'un vecchio cicerone. Ma io volevo vivere anche per me, nel presente. Ma saliva di tanto in tanto l'idea di quella mia libertà sconfinata, unica, e provavo una felicità improvvisa così forte che quasi mi ci smarrivo in un beato stupore. Me la sentivo entrare nel petto con un respiro lunghissimo e largo che mi sollevava tutto lo spirito.
solo, 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 padrone di me, senza dover dar conto di nulla a nessuno. Ecco, potevo andare dove mi piaceva, a Venezia, a Venezia, a Firenze, a Firenze, e quella mia felicità mi seguiva dovunque. Ah, ricordo un tramonto a Torino nei primi mesi di quella mia nuova vita sul lungo Po, presso al ponte che ritiene per una pescaia l'impeto delle acque che vi fremono erose. L'aria era d'una trasparenza meravigliosa, tutte le cose in ombra parevano smaltate in quella limpidezza, e io guardando mi sentii così ebro della mia libertà che temetti quasi di impazzire, di non potervi resistere a lungo. Avevo già effettuato da capo a piedi la mia trasformazione esteriore, tutto sbarbato, con un paio di occhiali azzurri chiari, coi capelli lunghi, scomposti artisticamente, parevo proprio un altro. Mi fermavo qualche volta a conversare con me stesso innanzi a uno specchio e mi mettevo a ridere. Adriano Meis, uomo felice, peccato che debba essere conciato così. Ma via, che te ne importa, babenone, se non fosse per quest'occhio di lui, di quell'imbecille, non saresti poi alla fin fine tanto brutto, nella stranezza un po' spavalda della tua figura. Fai un po' ridere le donne, ecco, ma la colpa in fondo non è tua. Se quell'altro non avesse portato i capelli così corti, tu non saresti ora obbligato a portarli così lunghi, e non certo per tuo gusto, lo so, vai ora sbarbato come un prete. Pazienza, quando le donne ridono, ridi anche tu, è il meglio che possa fare. Vivevo peraltro con me e di me quasi esclusivamente. Scambiavo appena qualche parola con gli albergatori, coi camerieri, coi vicini di tavola, ma non mai per voglia d'attaccar discorso. Dal ritegno, anzi, che me ne provavo, mi accorsi che io non avevo affatto il gusto della menzogna. Del resto, anche gli altri mostravano poca voglia di parlare con me. Forse a causa del mio aspetto mi prendevano per uno straniero. Ricordo che visitando Venezia non ci fu verso di levar dal capo un vecchio gondoliere che io fossi tedesco, austriaco. Ero nato, sì, nell'Argentina, ma da genitori italiani. La mia vera, diciamo così, estraneità era ben altra, e la conoscevo io solo. Non ero più niente io, nessuno stato civile mi registrava, tranne quello di Miragno, ma come morto, con l'altro nome. Non me ne affliggevo, tuttavia per austriaco no, per austriaco non mi piaceva di passare. Non avevo avuto mai occasione di fissare la mente sulla parola patria. Avevo da pensare a ben altro un tempo. Ora nell'ozio cominciavo a prendere l'abitudine di riflettere su tante cose che non avrei mai creduto potessero anche per poco interessarmi. Veramente ci cascavo senza volerlo e spesso mi avveniva di scrollare le spalle seccato. Ma di qualche cosa bisognava pure che mi occupassi, quando mi sentivo stanco di girare e di vedere. Per sottrarmi alle riflessioni fastidiose e inutili, mi mettevo talvolta a riempire interi fogli di carta della mia nuova firma, provandomi a scrivere con altra grafia, tenendo la penna diversamente di come la tenevo prima. A un certo punto però stracciavo la carta e buttavo via la penna. Io potevo benissimo essere anche analfabeta. A chi dovevo scrivere? Non ricevevo né potevo per più ricevere lettere da nessuno. Questo pensiero, come tanti altri del resto, mi faceva dare un tuffo nel passato. Rivedevo allora la casa, la biblioteca, le vie di Miragno, la spiaggia e mi domandavo: sarà ancora vestita di nero Romilda? Forse sì, per gli occhi del mondo. Che farà? E me la immaginavo anche la vedova pescatore che imprecava certo la mia memoria. Nessuna delle due, pensavo, si sarà recata neppure una volta a visitare nel cimitero quel povero uomo che pure è morto così barbaramente. Chissà dove mi hanno seppellito. Forse la zia scolastica non avrà voluto fare per me la spesa che fece per la mamma. Roberto, tantomeno, avrà detto che gliel'ha fatto fare. Poteva vivere infine con 2 lire al giorno, bibliotecario. Giacerò come un cane nel campo dei poveri. Via, via, non ci pensiamo. Me ne dispiace per quel povero uomo, il quale, forse, avrà avuto parenti più umani dei miei che lo avrebbero trattato meglio. Ma del resto, anche a lui ormai che gliene importa, si è levato il pensiero. Seguitai ancora per qualche tempo a viaggiare. Volli spingermi oltre l'Italia. Visitai le belle contrade del Reno fino a Colonia, seguendo il fiume, a bordo di un piroscafo, mi trattenni nelle città principali, a Mannheim, a Worms, a Mongazzaga, a Bingen, a Coblenza. Avrei voluto andare più su di Colonia, più su della Germania, almeno in Norvegia, ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro che avevo meco doveva servirmi per tutta la vita, e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una trentina d'anni, e così fuori da ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la mia esistenza reale. Ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche impiego. Se non volevo dunque ridurmi a mal partito, bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di 200 lire al mese. Pochine, ma già per 2 anni avevo anche vissuto con meno, e non solo io. Mi sarei dunque adattato. In fondo ero già un po' stanco di quell'andar girovago sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentire il bisogno di un po' di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre a Milano, tornato da poco dal mio giretto in Germania.
Faceva freddo ed era imminente la pioggia quella sera. Sotto un fanale scorse un vecchio cerinaio a cui la casetta, che teneva dinanzi con una cinta tracolla, impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantello che aveva sulle spalle. Gli pendeva dalla pugna strette sul mento un cordoncino, fino ai piedi. Mi chinai a guardare e gli scoprì tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo di pochi giorni che tremava tutto di freddo e gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiola. Domandai al vecchio se la vendesse. Mi rispose di sì e che me l'avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto. Ah, si sarebbe fatto un bel cane, un gran cane quella bestiola. 25 lire. Seguitò a tremare il povero cucciolo senza inorgoglirsi di quella stima. Sapeva di certo che il padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di leggermi in faccia. Io intanto avevo avuto il tempo di riflettere che comprando quel cane mi sarei fatto sia un amico fedele e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e d'onde venissi e se le mie carte fossero in regola, ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa. Io che non ne pagavo più. Mi parve come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco che io stessi per farle. 25 lire? Ti saluto, dissi al vecchio cerinaio. Mi calcai il cappellaccio sugli occhi e sotto la pioggerella, fina fina che già il cielo cominciava a mandare, ma allontanai considerando però per la prima volta che era bella, sì, senza dubbio, quella mia libertà così sconfinata, ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino.